Bella a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, Pokémon Go ha fatto un nuovissimo aggiornamento che è una cosa spettacolare, devo dirvelo subito di cosa si parla. Ti aspettano mille avventure, andiamo subito a leggere che cosa dice. È troppo, io l'ho già letto fortunatamente, quindi ve lo riassumo, ma vi lascio comunque il link in descrizione se volete leggerlo voi stessi. Comunque sia, a partire dall'11 maggio, la comunità di Pokémon Go ha percorso bla 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 bla, ci aspettano molte altre avventure, questo è vero, perché stanno aggiornando il modo in cui le palestre verranno gestite. E questa cosa, questa è una mia speculazione, potrebbe accadere esattamente il 25 maggio. Esattamente. Perché questa cosa? Perché solitamente nel lunedì, martedì, mercoledì, il mercoledì l'App Store fa vedere le notifiche sugli aggiornamenti. Quindi questa cosa coincide con la fine di questo evento e potrebbe significare anche il passaggio al secondo quadrimestre che Pokémon Go ha deciso di fare gli aggiornamenti. Se vi siete persi, non fa niente, ve lo spiego in poche parole. Allora, innanzitutto, cosa fa questo evento? Quando comincia? Quando finisce? E che cosa c'entra con le palestre? Partiamo dalla prima cosa. Che cosa fa questo evento? Allora, questo evento dovrebbe essere questo qui. Bah. Mentre esplode vicino, bla 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 bla, tieni gli occhi aperti, bla 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 bla. Pokémon di tipo roccia. Sta scritto lì, sta scritto sul vostro schermo. Quindi, in questo evento, i Pokémon di tipo roccia, come negli eventi scorsi, i Pokémon di erba e quelli d'acqua, avranno uno spawn maggiore. Quindi, i Pokémon di tipo roccia sono una cosa introvabile nel posto in cui sto io. Quindi, questa cosa mi colpisce anche bene. Mi manda proprio KO. È una cosa fantastica perché Pokémon come Omanyte e Kabuto io non ne ho mai visti, manco uno. Tranne che durante l'evento dell'acqua che sono usciti un sacco di Omanyte e mi sono fatto Omastar, però Kabuto mi manca ancora. Quindi adesso Kabuto esce. E oltre a lui potreste trovare addirittura Aerodactyl. Adesso io non so quanti di voi ce l'abbiano Aerodactyl perché è un Pokémon abbastanza raro, ma ci sono anche altri Pokémon di tipo roccia che qui non sono stati scritti. Perché Larvitar, Pupitar e Tyranitar, se non sbaglio. Forse l'Arbitar e Pupitar no, ma Tyranitar sono sicuro che sia un Pokémon di tipo roccia. Adesso, non sto dicendo che potreste trovare Tyranitar per le strade, però potreste trovare Tyranitar per le strade. Mica male, eh? Mica male. Anche se, con il cambiamento delle palestre, Tyranitar potrebbe non essere più il più forte nei posizionamenti, però questa cosa ancora non la sappiamo perché non sappiamo ancora come andranno a cambiare le palestre. Quindi, per adesso concentriamoci su questo evento, che è una cosa fantastica, perché i Pokémon di tipo roccia, appunto, vicino a me non spawnano, e probabilmente molti di voi vivono in città e quindi hanno difficoltà a trovare questi Pokémon di tipo roccia. Questa non è l'unica cosa che succederà in questo evento, no, sarebbe troppo semplice, ma quello che vi ho evidenziato sullo schermo, che vi vado a leggere in questo momento, anche il tuo Pokémon compagno è entrato in uno spirito avventuriero e troverai le caramelle 4 volte più velocemente. 4 fottute volte. Questo vuol dire che il mio maledetto Dratini camminerà 10 km, ma mi trova 4 caramelle. Quindi, questo non solo il mio Dratini, questo ogni Pokémon che metterete come vostro compagno troverà 4 caramelle. Quindi, il mio suggerimento è quello di mettere un Pokémon che ha bisogno di molte, molte caramelle, come per esempio Dratini o Marip, se ce l'avete, Larvitar. Perché? Non so come funziona, se bisognerà camminare 10 km e te ne danno 4, seppure non lo so, non lo so, lo gestiranno loro, ma comunque abbiamo 4 caramelle invece di una ed è un enorme miglioramento. Alla fine vi mancano sempre le stesse caramelle per prendere quel Pokémon, ma le prenderete più velocemente. Quindi questa è un'altra cosa ottima. E adesso andiamo a vedere quando è che questo evento comincia. Allora, vorremmo onorare bla 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 bla. Dalle 13 PDT del 18 maggio, quindi oggi è il 18, le 13 PDT cambiate con l'orario nostro italiano sono le 10 di sera, quindi dalle 10 di sera del 18 fino alle 10 di sera del 25. E attenzione a questo 25, perché questa è una mia speculazione fatta insieme ad altri allenatori e anche inglesi che provengono da altre parti del mondo, quindi anche altri hanno pensato questa cosa, che il 25 maggio appunto potrebbero fare il cambiamento alle palestre. Questa è una cosa buonissima, molto buona. Comunque sia,
Ultimo ma non meno importante, noterete che è stato aggiunto, noterai, beh io lo noterò ma loro sono tanti, quindi noterete che è stato aggiunto un avatar completamente nuovo al tuo guardaroba, il cappello avventura, che sarà come il cappello di Magikarp, ma chissà che come sarà fatto. Io mi aspetto un cappello da pescatore, oppure un cappello di quello texano che c'ha. Non mi viene il nome in questo momento, ma voi sapete di chi sto parlando. Una volta a settimana prendi il tuo nuovo cappello e imbarcati in questo viaggio. Credo di avervi detto tutto per quello che riguarda questo evento, quindi i Pokémon di tipo roccia saranno più facili da trovare. Il vostro Pokémon che vi portate dietro vi darà 4 caramelle invece che una. Comunque sia, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Vi lascio, come ho detto all'inizio del video, il link di questa pagina di Google in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!